Pacini, probabilmente la domenica da titolare la immaginavi in maniera diversa, con qualche gol in meno da raccogliere. Sicuramente sì, e infatti sono anche abbastanza incavolato per questo, però come ho già detto prima, secondo me la reazione della squadra è stata importantissima. Abbiamo portato a casa un punto che, insomma, per come si era messa la partita non era assolutamente scontata, anzi probabilmente qualche tempo fa questa partita l'avremmo persa. Io quello che vi posso dire è che non è facile giocare una volta ogni 7 mesi. Io era da aprile che non facevo una partita e non è come giocare in Coppa Italia. Sicuramente c'è un'adrenalina, una tensione che è molto diversa. Però io credo che le partite si preparino in settimana. E io ho cercato di allenarmi il meglio possibile e oggi ho cercato di fare il meglio possibile. Poi, ripeto, non rimorsi, però il dispiacere c'è, perché se prende 2 gol ti girano in scatola. Ecco. Ma secondo me si poteva rientrare magari con un atteggiamento diverso, però ripeto, abbiamo preso 1-1 sul rigore che credo sia discutibile, almeno da quello che ho visto alla porta, poi magari voi mi potete dire qualcosa di più. Però comunque abbiamo preso quel gol a freddo che c'ha un attimo scosso, e poi ci sta che, insomma, l'inerzia della partita cambi e vada a favore degli avversari. Ecco. Ti faccio una domanda, è chiaro che non si tifa per le sciagure dei compagni di squadra, però in questo periodo in cui Lewandowski non ci sarà, Pacini pensa di poterselo guadagnare il posto da qua alla fine da titolare? No, io penso a lavorare giorno dopo giorno, perché so quanto è stato difficile fare queste 2 partite da quando sono arrivato. Io penso solo a quello, poi per il resto c'è un allenatore, c'è una società che faranno le loro scelte. Io cerco di allenarmi il meglio possibile. La seconda sulla destra, su Gelli, credo, perché oggi sono state tutte parate dove non ho mai visto partire la palla, non mi è mai successo in Italia, sono sincero, e quindi quella sicuramente è stata più difficile, anche perché era la più angolata.